Sì, le PMI che hanno potenziale per essere meglio e che non sempre trovano il supporto che potrebbero trovare, quindi aziende che sono ancora in stato più che positivo ma potrebbero realizzare progetti più ambiziosi di quelli che riescono a finanziare, oppure che sono già un po' in difficoltà ma hanno il potenziale per mettersi a posto, o addirittura che sono in grave difficoltà ma dove c'è da salvare una parte dell'attività o degli attivi dell'attività. Quindi questo è l'attenzione principale di SPAX, che nelle prossime settimane presenteremo appena arriverà l'autorizzazione definitiva del regolatore sull'acquisizione che abbiamo fatto. Sicuramente vi rivolgete a un target che purtroppo è numeroso, nel senso che sono tante le aziende che si trovano in queste situazioni in Italia. È un grande mondo dove ovviamente bisogna saper selezionare ciò che ha il potenziale per migliorare di quello che non lo ha, ma sicuramente stiamo parlando di un mercato di centinaia di miliardi di credito che già c'è e che potrebbe essere meglio valorizzato. Nell'azionariato di SPAX è cambiato qualcosa rispetto agli azionisti rilevanti che aveva raccontato durante la presentazione all'AIM? Tuttora molto convinti. Fondi sono rimaste le quelli fonti. Che erano sono, sì, certo. Una volta arrivata l'approvazione, quali saranno gli step successivi e in che tempo? Ci sarà subito l'assemblea della business combination in cui verrà definitivamente approvata la SPAC che si chiama SPAX, dopodiché si inizierà a lavorare, anche se abbiamo di fatto già cominciato in attesa di avere già l'autorizzazione, poi ci sarà la fusione tra SPAC che ha i 600 milioni e la banca che abbiamo acquistato per dare tutte queste risorse e finanziare la crescita, e inizierà la realizzazione del piano di impresa. Prima dell'assemblea presenteremo al mercato il piano della banca in modo tale che gli azionisti possano decidere come comportarsi. Sono interessanti le idee del governo sul settore bancario? Mi dica quali in particolare? La visione tra banca commerciale, investment banking, l'ipotesi di rivedere la riforma delle popolari? Rivedere, dividere sono concetti abbastanza vaghi, bisognerà poi vedere che cosa comporta. Secondo me incoraggiare, forzare le grandi popolari a quotarsi, secondo me è stata un'idea giusta e sarebbe sbagliato, a parte che non credo che si possa tornare indietro. Quello di incoraggiare le banche, le BCC a unirsi per creare degli organismi più robusti, pure credo che sia una cosa giusta. Quello del dividere non tanto l'attività di investment banking, che sono servizi, ma di investimento di capitale dall'attività di credito, questa io credo sia una cosa giusta, ma credo che sia nei fatti già così, perché la regolazione, se non ferreamente ma mettendo dei parametri di patrimonio talmente elevati, rende di fatto molto difficile investire capitale proprio in partecipazioni. In ogni caso, quello di meglio suddividere l'attività di investimento di capitale proprio dall'attività di credito è una strada che ha un suo senso. Senta, ma i tempi secondo lei sono maturi per una fusione transnazionale tra grandi banche? L'FT due giorni fa apriva con un'ipotesi Société Générale, Unicredit? Beh, sul caso specifico ovviamente non ho nulla da dire. Che si possano creare delle banche di dimensione sovranazionale, sì, devo dirle che oggi non è che ci siano delle vere grandi ragioni perché questo succeda. I vincoli nell'utilizzo del capitale tra i vari paesi è ancora tale per cui i vantaggi veri dall'essere grande banca commerciale in tanti paesi diversi non è così marcato, però anche queste regole possono cambiare. Io non sono così convinto che la dimensione e la diversificazione siano di per sé un grande vantaggio. Credo che si debba raggiungere una certa dimensione per poter fare gli investimenti che servono per essere efficienti ed efficaci, però anche la crisi, quella della turbofinanza, diciamo della fine degli anni 2008-2009, ha dimostrato che le banche troppo grandi hanno anche una lentezza interna a reagire e una pesantezza che le rende più vulnerabili di altre. Quindi, per rispondere
più sinteticamente alla sua domanda. Mi aspetto delle operazioni, non è l'unica strada per avere successo nei prossimi anni. Io credo molto nella creazione di banche specializzate che vadano ad agire su specifici segmenti di mercato poco serviti dal settore bancario oggi. Mi scusi, da ex ministro, che consiglio, che suggerimento si sente di dare al nuovo governo anche alla luce, diciamo, dei timori espressi dai mercati? Beh, ecco, adesso banalizzare in una risposta quello che farei o quello che suggerirei sarebbe un po' difficile. Quello che è certo è che io sono convinto che l'Italia possa giocarsela sicuramente nel mercato globale. La performance delle regioni del nord lo sta a dimostrare, l'andamento sia degli investimenti sia delle esportazioni in questi ultimi anni lo stanno a dimostrare. Quindi guai a pensare che l'Italia non ce la possa fare da protagonista. Per far questo, a mio parere, bisogna favorire in ogni modo gli investimenti sia privati che pubblici, perché se tutto ciò che è innovazione e ricerca applicata è più del settore privato, il tema infrastrutturale è inevitabilmente più dal settore pubblico, e quindi per esempio portare le ferrovie a discreta velocità, non necessariamente a grande velocità, in tutta Italia sarebbe una cosa da accelerare fortissimamente. Non darei, perché sarebbe secondo me un gravissimo documento all'Italia, la sensazione che l'Italia possa anche soltanto considerare l'ipotesi di uscire dall'Europa e dall'euro, ma in realtà mi sembra che poi non lo voglia nessuno, fortunatamente. Sempre grandi fusioni trasfrontaliere tra banche. No, comunque rispondo volentieri, non lo so, può darsi che qualcuna ne succeda. Io non sono un patito delle mega dimensioni, ecco, non, di solito mega dimensioni vuol anche dire mega lentezza poi nell'operare.